Vorrei spiegarvi come lavoro, ovvero come scelgo i fior di Bach per le persone che possono essere presenti davanti a me, o posso avere una fotografia di questa persona, o posso avere semplicemente il nome, cognome, data di nascita, ma anche solo nome e cognome. Uso la radiestesia, l'uso del pendolo che capta le vibrazioni, le radiazioni di tutto quello che ci circonda. Adesso vediamo se il cameraman riesce dolcemente e lentamente a passare attraverso il pendolo e così vedete questa mappa dei fiori che ci dà la possibilità di avere i 38 fiori di Bach. Io metto la mano sinistra sul testimonio, ovvero sulla fotografia della persona, e il pendolo comincia ad oscillare e mi segnala i fiori di cui ha bisogno questa persona. La cosa interessante del pendolo, che adesso fermiamo e ritorniamo sulla mia immagine, la cosa importante è che il pendolo fa una ricerca praticamente su tanti fiori. Poi sta a me scegliere insieme alla persona che desidera fare questo percorso quali fiori così scegliere per la floriterapia. Il pendolo segnala, non so, tutte le emozioni che abbiamo avuto anche nel passato. Io preferisco lavorare a carciofo, ovvero parto dalle foglie esterne e scendo piano piano nel cuore. Non sono molto d'accordo nel dare un solo fiore che colpisca il cuore dell'elemento e della problematica, anche perché i fiori effettivamente sono delle terapie dolci e non hanno effetti collaterali, però alcune volte possono dare delle reazioni un po' d'urto e di conseguenza andiamoci piano. Un fiore che consiglio sempre a tutti, se non faccio una ricerca, persone che incontro al ristorante, persone che mi fermano per la strada per chiedermi un consiglio, questo mi capita spessissimo, io consiglio Rescue. Rescue, che è praticamente il fiore di salvataggio, già composto, lo potete trovare in farmacia dove hanno omeopatia i fiori, lo potete trovare in un'erboristeria ben fornita, ma l'importante è che siano gli original Bach rimedi, perché come in tutte le cose ci sono imitazioni o cose simili, però io preferisco sempre lavorare in questo modo. Allora, è sufficiente, ripeto, che mi diate il nome e cognome della persona, mi accennate alla problematica, ovvero una persona che si arrabbia troppo, una persona stanca, una persona chiusa, una persona che anche attacchi di panico, ha delle paure incredibili, cioè tipo i bambini che non vogliono stare in camera da soli, oppure capita a tutti di avere degli attacchi di panico, soprattutto in questi ultimi anni non ne ho mai sentiti così tanti. Perciò, come potete vedere, possiamo contattarci attraverso la webcam, attraverso il telefono, attraverso il cellulare, ci sono tante metodologie. Nel mio sito trovate il numero del mio cellulare, potete contattarmi e possiamo fare un percorso insieme oppure avere semplicemente delle informazioni, dei chiarimenti. Grazie dell'ascolto da Ornella Brunelli.